prove di ripartenza per la Blue Volley Pesaro. Sabato, nella cornice della sede della Falmar, main sponsor della società pallavolistica femminile assieme a Otello Battistelli Compressori, si è alzato il sipario sulla società pesarese di pallavolo, che riparte con una nuova società, con Alfonso Petroselli alla presidenza e con una squadra rinnovata sotto la guida tecnica di Angelo Musumeci. Pronta la squadra per la Serie C, pronto tutto un ampio movimento femminile di bambine e ragazze del settore giovanile. Ma le prospettive sono sicuramente positive, di grande livello. Speriamo di prima di tutto ripartire. Con il fatto del Covid è molta un'incognita questa qui, però la volontà c'è, le ragazze ci sono, abbiamo cercato di darci un'organizzazione dirigenziale che potesse vedere tutte le normative che prevede il Covid per poter appunto rientrare in palestra e partire con una nuova stagione. Quello di Pesaro è un terreno tradizionalmente fertile per la pallavolo femminile, immagino partiate anche con ambizioni da questo punto di vista. Sì, ambizioni importanti, faremo sicuramente tutti i campionati sia giovanili che di categorie con ciliegina sulla torta quest'anno, che è la prima squadra che parteciperà al campionato di Serie C. Però faremo anche la Serie D con, grazie soprattutto ai nostri sponsor che ci danno una mano in questo. Ho venuto a lavorare in maniera diversa, allungando un po' perché i tempi ce lo permettono, visto che il campionato comunque ha una ripresa abbastanza lontana, però sicuramente dobbiamo lavorare in maniera diversa rispetto a quello che è la normale procedura di un campionato fatto in condizioni sicuramente diverse. Però diciamo, la società ci ha messo a disposizione tutti i mezzi possibili. Noi dal nostro canto cerchiamo di fare al meglio per far sì che almeno sotto questo profilo si facciano le cose come devono essere fatte. Quando si dà un aiuto un po' nel mondo dello sport in generale, chiaramente è un bene per tutti, soprattutto in questo periodo qua un po' difficile, con delle persone diciamo in amicizia che abbiamo in comune, sono entrato quest'anno a dare una mano a questa società, Blue Volley, che chiaramente ha degli obiettivi ben precisi, chiaramente essendo per me un mondo nuovo, non ho avuto la possibilità di conoscere il vecchio presidente, che chiaramente è scomparso, e credo, da come è stato parlato, era una grandissima persona, e chiaramente tutto lo staff ho visto che è stato intorno a lui, purtroppo è venuto a mancare, però diciamo con grande orgoglio ho visto che la dirigenza si è rimboccata le maniche e ha voluto proseguire su questa strada in suo nome, e chiaramente anche da parte mia dare una mano diciamo sul lato economico. Chiaramente non posso far di più se non poi comunque poter partecipare a qualche incontro sulla tribuna.